Buongiorno e bentrovati. Nel video di oggi vi voglio parlare di alcuni esercizi che potete fare su di voi e sul vostro cavallo per migliorare, nel caso vostro, sia diciamo l'assetto che l'equilibrio. Nel caso del cavallo invece miglioriamo l'equilibrio, ma miglioriamo anche un po' la muscolatura nella zona dell'addome e della schiena. Com'è che possiamo fare degli esercizi per tenerci un pochino in forma, ad esempio nel periodo invernale, quando magari molti di noi non possono montare in maniera regolare? Perché il problema nasce sempre dal fatto che molte volte mi sento dire ma come faccio io a fare in modo che il cavallo non abbia paura, perché se no, se mi scarta o se mi sgroppa, ho paura di cascare in terra. Beh, certamente possiamo fare tutta una serie di esercizi per migliorare il cavallo e renderlo più coraggioso, però dall'altra parte non dobbiamo dimenticarci che anche noi dobbiamo fare il nostro. Dobbiamo sempre cercare di essere abbastanza atletici per poter agevolare il cavallo nei suoi movimenti senza subirne gli effetti negativi. Mi spiego meglio. Se io sono a fare una passeggiata e il mio cavallo ha paura di un cane che arriva all'improvviso dietro una siepe e mi fa uno scarto, non c'è versi, nel senso che sì, il mio cavallo lo posso rendere coraggioso quanto volete, ma a volte mi impaurisco io. Quando succede anche quella roba là, è normale che si possa impaurire anche il mio cavallo. Può accadere che magari ho un cavallo che batte solo piedi e rimane lì fermo, ma posso avere anche un cavallo che magari fa un rollback, oppure si fa un rollback, vuol dire che si gira all'improvviso all'indietro, oppure che fa uno scarto di lato. Quelle sono situazioni normali. Se io voglio andare a giro a un cavallo, lo devo mettere in lista che mi può accadere quello, se voglio andare a giro su un cavallo. Se poi dopo voglio andare a giro nei boschi e voglio evitare nella maniera più assoluta che mi possa accadere una cosa del genere, non ci devo andare a cavallo, prendo una bella mountain bike elettrica e risolvo il problema alla base. Se io voglio salire su un cavallo, devo in qualche maniera cercare di rendermi un pochino più atletico, diciamo. Pirelli dice che il cavallo ci vuole atletici, perché lui è un atleta e noi non possiamo essere, diciamo, avere delle grandi difficoltà a fare qualsiasi cosa. Mi dispiace, perché per alcuni di voi vuol dire: cavolo, ma allora devo andare in palestra, ma allora devo fare questo, ma allora... Sì, mi dispiace, ma dovete alzare il sedere dalla vostra comodità giornaliera, della sedia o del divano, e darvi un pochino da fare. Fate un po' di bicicletta, andate a correre, andate a fare dei trekking, fate cosa vi pare, però dovete sicuramente migliorare il vostro fiato, migliorare un pochino le vostre gambe, e se vi è possibile cercate di montare il più possibile. Torniamo a noi. Quali sono gli esercizi che posso fare per migliorare un pochino il mio assetto? Sapete che l'assetto viene in maniera preponderante dalla parte centrale del nostro corpo, cioè dalla capacità di avere un ottimo controllo di tutti i muscoli addominali e dorsali, ok? Molti pensano alle gambe. Sì, è vero, le gambe sono importantissime, però tutto nasce da qui, perché se io ho delle ottime gambe ma qui sono un'anguilla, è chiaro che non riesco a starci sopra al cavallo. Quindi il mio core, si chiama, che è la mia parte centrale, è importante che la renda il più possibile tonica. Ci sono tanti esercizi che potete fare in palestra e magari vi conviene chiedere informazioni a un trainer esperto che vi dice come farli e come non farli, anche in funzione delle vostre qualità o disabilità fisiche. Ma una cosa che potete fare, anche divertente, potete farla semplicemente prendendo una tavoletta e mettendola sopra una barriera, ok? Quello che dovete fare è cercare di rimanere in equilibrio, ok? Senza andare a appoggiarvi da una parte o dall'altra, ok? E senza fare questo, andare di qui o di là. Dovete cercare di trovare la posizione centrale senza cadere in avanti, oppure, se ve lo faccio vedere ancora peggio, senza cadere indietro, ok? Andando a cercare il punto di equilibrio migliore. Non è facile, però è anche abbastanza divertente, quindi potete provare a farlo anche con gli amici, magari scommettendo chi riesce per più secondi a rimanere con entrambi i lati della tavoletta alzati dal terreno. Tenete presente che
quando mi vedete che sto per un attimo senza toccare di qui e di là, i miei muscoli delle gambe e il mio addome sono tiratissimi, ok? Quindi sembra un movimento da farsi così senza nessun problema, ma invece in realtà è molto complicato, ok? Poi negli Stati Uniti, per esempio, hanno inventato un sistema con una specie di sedile dove ti metti a sedere, c'è un raggio laser che punta sulla parete e vi fa vedere quanto voi riuscite a tenere questo puntino laser al centro del tondo più grande che viene creato sulla parete, no? Sono tutte soluzioni più o meno tecnologiche che però ci portano a fare la stessa cosa, a cercare di sviluppare la capacità di rimanere in equilibrio usando questa parte qua, usando le nostre gambe e soprattutto questa parte qua centrale, ok? Allora, com'è che posso fare per aiutare il cavallo adesso a migliorare il suo equilibrio e diciamo sviluppare anche una parte di muscoli? Questa è una cosa che mi ha insegnato il nostro osteopata Massimo Miserani, che qualcuno se lo ricorderà, ha già fatto qualche video con me. E adesso andiamo a prendere un cavallo e vi faccio vedere come possiamo fare con un cavallo. Ovviamente non useremo quello. Ok, allora questa qua, vieni Eros, questa qua che si chiama Horse Collection Board, vieni un attimo qua Eros, facciamogliela vedere questa pedana prima, ok? Questa qui è una pedana che mi ha dato appunto Massimo e è brevettata questa qui, cioè non è fatta così a caso due pezzi di legno e messa questa, c'è tutto uno studio dietro fatto appunto da Massimo, che è un osteopata e anche di quelli bravi, e ha costruito sta roba qua proprio per un po' richiamare il concetto che vi ho fatto vedere là. È molto più complesso il lavoro che c'è qua dietro, però è per farvelo un pochino capire com'è che funziona. Bene, funziona a questa maniera: io metto il cavallo da questa parte di qua, vedete questa che rimane più alta, faccio salire il cavallo sopra, ok? Ok, bene, bravo, sì, bravo, bravo, bravissimo, bravissimo, bravissimo un tubo, lo sa fa benissimo lui, però insomma, tanto glielo devo dire che è bravo, no? Vieni, riproviamo di nuovo, questa volta cerchiamo di montarci con tutte e quattro le gambe. Ora non vi faccio vedere tutto il processo che c'è da fare, perché c'è una procedura ben precisa per insegnare al cavallo a fare questo esercizio. Poi dopo, se vi interessa, magari vi faccio vedere, mi scrivete un'email e io vi do la sua email e vi mettete in contatto con Massimo, così vi spiega un po' tutto quello che c'è da sapere qua dietro. Quello che vi voglio far capire è un po' il concetto alla base. Guardate bene, no? Adesso lui è con tutte e quattro le gambe, no, e con tutte le quattro gambe fuori dalla pedana, noi lo rimettiamo dentro, vieni. Hai ragione, ho sbagliato io. Rifacciamo per benino il giro. Dai. Sì, è la stessa di prima, importa che la riannussi. Ok, bravo, così. Allora, vi dicevo, vedete che è appoggiata davanti e dietro è alzata, ok? Allora, in questa situazione qua, diciamo che non è tanto più diverso da una pedana normale, ok? Vabbè, lui deve comunque compensare l'equilibrio, bla bla bla, però non c'è niente di particolarmente complicato per il cavallo. Se però io gli chiedo di fare bene l'esercizio, quindi ad esempio di spostare un pochino il peso dietro e di rimanere in bilico, non devi spostarti qua, non devi spostarti qua. Esatto, quello devi fare, vedete, vi ricorda qualcosa? Ok? Che come mi tremava a me le gambe prima, quando ero su quella specie di accrocchio che ho fatto là, è un po' quello che succede a loro, e che chiaramente poi loro all'inizio si spaventano un po', hai bisogno di prepararceli, no? Ok, bravissimo, che non pensate che sia una cosa semplice per il cavallo stare su qualcosa che si muove, e loro devono indurire l'addome e trovare l'equilibrio giusto per stare lì.
indurendo l'addome, praticamente fanno gli addominali, fanno tutta questa parte qua e strecciano la schiena. Quindi dobbiamo rendergliela divertente, ok? Per cui non è che possiamo farlo, diciamo, troppo, dobbiamo farlo un pochino tutti i giorni. Dai, su, dai, prova, bravissimo, esatto, così, bravo, bimbone, E lui sa già fare le pedane, sa già fare anche le pedane molto piccole, però adesso poi vi faccio vedere un'altra cosa, Tanto voglio farvi rivedere un attimo quello che intendo quando intendo fare l'oscillazione e cercare l'equilibrio, Ok? Questo è là. Ok? Bravo, su. No, devi provare. Prova, bravissimo, dai. Esatto. Tutto sopra. Ok, lì. Bravo, ciccio. Ok. Questa gamba mettila un pochino più dentro. Questa gamba un pochino più dentro. Ok, questa un pochino più là. Ok. Vedete? Che adesso sta staccata sia a destra che a sinistra e lui cerca sempre l'equilibrio, che non è facile da trovare, ovviamente più il cavallo è piccolo e più è facile, più il cavallo è grande e più è difficile. Ora lui è un cavallo di 1,54 m per 6 quintali più o meno, Io l'aiuto, l'avete visto cosa faccio con la corda davanti? L'aiuto un po' per trovare prima l'equilibrio. Ok, però non lo voglio aiutare tanto, voglio solo dargli un pochino di input, esatto, bravo, questo io voglio, e trovare il modo di fargli capire che lo deve cercare da solo l'equilibrio, Quindi di nuovo rimando un pochino indietro, vedete che lui comincia a provare a cercare l'equilibrio perché si sente muovere. Vedete? Adesso si sta staccando un pochino davanti, poco, di un paio di centimetri. Adesso gli chiedo di riandare un pochino indietro e voglio che lui trovi il modo esatto di starci senza andare via. Esatto, bravo, questo è, bravissimo, super, ok? E questo è qualcosa che a loro gli richiede tanto equilibrio e contrazione dei muscoli, quindi è un bel lavoro. Guardate, vi faccio vedere per farvi capire la differenza. Questa qua è una pedana che è molto più piccola di quella, no? Non importa che ti ci gratti, Eros. Su. Dai. Facciamo di nuovo il giro. Bisogna montare da questa parte, perché almeno ci vedano meglio, dai, bravo, ok, dai, su, dai, sì, bravissimo, su, ok, non è che devi montare e riscendere, devi montare e starci sopra. Questa qui è una pedana che più o meno è sui 60 cm di larghezza, ok, quindi si sta parlando di una pedana piccola, A lui non ha problemi a salirci sopra, anche più piccola, lui riesce più o meno ad arrivare intorno a 45 cm di dimensione di una pedana e come vedete non c'è nessun problema, no? Allora, dove sta la differenza? È che quella lì si muove e deve bilanciare il peso. Per bilanciare il peso adopera tantissimo l'addome e usando l'addome streccia, come ho detto prima, i lunghi dorsali. Quindi questo è un ottimo esercizio che potete fare anche nelle giornate fredde e bagnate d'inverno. Bravo Eros, vieni. Ottimo, sì, ok. Sì, perché poi dopo qui c'è sviluppato. Vabbè, magari un giorno ve li faccio vedere. Tutta la serie di esercizi che possiamo fare sulla pedana, no? Ok, quindi questo è un bel ausilio
per poter rinforzare la schiena del vostro cavallo. Vai. Bravo. Bravo, difficilissimo per te questo, vero? E per esempio, perché non ho preso l'America? Perché l'America è corta e per lei è molto facile. Bravo Ciccio, vediamo un po' se tu trovi, eccolo là, bravo. Prova di nuovo, vorrei che mettesse indietro questa gamba di là. Sì, prova. Senza spostare il posteriore, esatto, solo l'anteriore, no, quella non la spostare, esatto, lì così, vedete? Ora è molto vicino, eh? Bravissimo, bravissimo, questo è, bravo. E piano piano qui lo sviluppiamo, eh? Lui è la terza volta che lo fa, quindi è abbastanza normale che non gli venga benissimo e non riesca a stare abbastanza tempo in sospensione. Per esempio la piccolina, lei già ci riesce a stare anche in libertà, lei si mette lì e ci si dondola un po', ma penso che sia anche perché secondo me non c'ha tutte le rotelle a posto, ma a parte quello è perché lei è anche più piccola e quindi è più facile per lei stare lì sopra. Ok, spero di avervi dato un po' di nozioni su quello che potete fare per migliorare un pochino voi e migliorare un pochino il vostro cavallo, anche senza fare grandi cose, anche senza dover andare a durare troppa fatica, eh? Anche se però si dura fatica, eh? Sia per loro che per noi. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Bene Simona, riprendi un attimo l'America. Oggi è una giornata di vento, quindi non badate alla roba in terra tipo sedia e quant'altro. Vedete l'America dov'è? Come avrà fatta a entrarci? Perché è tutto chiuso, no? Giro giro è tutto chiuso con la banda della corrente. E lei è Houdini, è entrata lo stesso. Riesce a entrare ovunque. E non si riesce mai a capire come fa. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too